Bene ragazzi, adesso voglio fare l'unboxing di questo dispositivo IoT. Vediamo un attimo di cosa si tratta. Si tratta di un interruttore magnetico termico con riarmo motorizzato. Ne esistono diverse pezzature da un polo, due poli, tre poli, 4 poli da 10 A fino a 125 A. Vediamo il dispositivo come si presenta. Vediamo qua la confezione, è arrivato in pochi giorni. Allora, qua c'è il manuale della casa madre. Usa l'applicazione Everlink. Poi ci sono i vari documenti, le caratteristiche tecniche. Qua c'è il dispositivo, si intravede quando lo usciamo. C'è la sua antennina wifi per la connessione wifi. Eccolo qua tutto incassettato. Eccolo qua il dispositivo. C'è il suo supporto per l'antenna. Noi lo mettiamo, gli montiamo l'antennina, che potrà essere benissimo messa così, così come ci viene meglio. Ecco l'antenna, questa è la sua antenna. Qua c'è la nuova. Allora, abbiamo input, neutro, fase. Questo è il dispositivo. Qua c'è una sicurezza, che se io la estraggo, una sicurezza inserita, come potete vedere, il dispositivo non si riarma, è bloccato. Devo per forza disinnescare la sicurezza, abbassare e lui si abbasserà. Passiamo alla configurazione. Prendiamo una presa, lo colleghiamo neutro con neutro, una morsettiera bella grande. Neutro con neutro e fase con fase. Eccolo qua. Adesso lo colleghiamo all'alimentazione. Lo alimentiamo. Bene. Si è accesa la luce di configurazione e adesso passeremo alla configurazione. Qua c'è il neutro e qua c'è la fase. Lo possiamo provare. Se lo armiamo, eccolo qua. Lui è in fase di configurazione. Passiamo alla configurazione. Allora, apriamo il dispositivo, l'applicazione Everlink, cerchiamo il dispositivo,
inseriamo la Posso staccare manualmente, nell'app verrà aggiornato. Posso accenderlo manualmente e spegnerlo dall'app. Non riavvio, lo spengo e lo riavvio. Questo è il tutto. Posso fare una prova con il cercafase